Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi con Mr. Regus. Ciao! Ragazzi, siamo qui finalmente, dopo molto tempo. Dobbiamo dirci un paio di cose molto importanti. La prima è che noi vi faremo due episodi più o meno al giorno, nel senso che non per problemi non possiamo più continuare a fare una serie interattiva. Cioè, sarà sempre interattiva, però i vostri consigli li faremo tipo al terzo episodio, al quarto episodio. Purtroppo è così perché abbiamo avuto alcuni problemi, però tutto sommato bene, possiamo andare avanti. Ma io sto già facendo il tempo più di Arde... il tempio di Artemide, scusate. Ah, buono. Cioè, avevo detto il tempio di Artemide proprio... Ma sai come si toglie questa tipo questa chat che c'è in alto a destra? C'è il simbolo del microfono. Ah, ecco, grazie. Ecco, era un po' fastidioso. Lo so, in effetti sì. Io. Ecco. Oh, cazzo. Lanciere. Tu sei messo male. C'è una guerra mondiale da portare avanti, in pratica. Ok, io c'ho cosa un po' di problemi. Vabbè. Oh, meno male. Benissimo. Siamo per fare l'ottica, che è molto importante, per fare il faro. Il faro è una cosa molto importante. Bene, io faccio matematica e poi fai costruzione. Ok, io ho ancora due turni di equitazione intanto. E c'è un accampamento barbaro a destra di Rotterdam comunque. A destra di... Oh mio Dio. Vado in missione punitiva. La mia sigtuna è lì, via, non fa un cazzo. Allora, se io costruisco una città qui, ho cervi, ferro e pesci. Bene. Oh, già progetti un'altra città? Sì, devo essere già... Oh, guarda, ho incontrato poi il territorio dei giapponesi. Madonna, guarda. E dove tu? A destra del mio impero. Nei proprio vicini mi dobbiamo uccidere. Sì, magari abbiamo anche i mongoli tipo in mezzo tra di noi. Non I so. Mongoli ci possiamo anche pensare dopo. Non sono importanti. Sì. Sono inutili. Loro sono direttamente inutili, non sono una mia, ci sono inutili. Però mi spaventa un po' quel punteggio alto. Il problema è che il mio impero è infelice. Non riesco a capire perché, forse perché ci sono i nemici, boh. Sì, sicuramente. Mi sono sempre tenso. Oh, si attaccano. Guarda, siamo sotto attacco. Ok, io adesso ho finito. Equitazione. Ottimo. E adesso avevi detto la costruzione. Ecco, così miglioriamo i nostri arcieri, mi pare ovvio. Arcieri con arco composito sono come dire, più o meno per queste. Sì. Guardami i mongoli, guardami, qualcuno li sta assediando. Mamma li mongoli. Dai, adesso faccio il secondo allevamento di cavalli e se vuoi commerciamo. Magari mi dai un po' di argento così commerciamo. Però aspetta che lo faccio. Io ho ferro, argento, incenza, zazza. Ah, anche io ho i cavalli qua. Ah, bene. Dai. Ah, non vuoi più commerciare? No, commerci invece. Guarda, te la mando io, Ok. Proposta. Accettiamo, perfetto. Perfetto, okay. Accettato. Bene, ma i cavalli c'è, nel senso che fanno, voglio dire, in generale, se io ho ferro e cavalli, che bonus mi danno? Vabbè, il ferro lo fai tutte le unità di ferro, col ferro, penso. Cioè, so che, cioè devi vedere, tipo, se guardi quando recluti un'unità, vedi adesso... Io, ma anche tu adesso potrai
ti farà reclutare il guerriero a cavallo, e per farlo tipo ti chiede, richiede uno di cavalli. Capito? Ah, ho capito. In alcuni non lo fa perché non lo so la logica. Però vabbè. Se guardi adesso io faccio cambio, guarda, se fai guerriero a cavallo c'è scritto requisito uno cavalli, vabbè. Poi altri col ferro non è ancora requisito, ma ad esempio forse quello lì, lo spadaccino a sì, due mani, non c'ho guerriero a cavallo, sì. Ecco, bene. Secondo me io mi trovo in Grecia, perché poi questa cosa mi pare una Turchia, sai? O magari una mappa totalmente a caso. No. No. Deve essere per forza qualcosa. Deve essere per forza qualcosa, che sennò è il peccato. No. Di Gengis Kok. Il mio lanciere è resistito. Addio. Ah no, è vivo. Sì, in grande fare. Fatto il grande fare. Che tra l'altro è sulla terraferma. Ah sì? Wow. Ah no, aspetta, ma se in teoria sarebbe giusto, solo che andrebbe tipo leggermente più in acqua, non accanto al campo di grano, però va bene. Va bene lo stesso, ok. Allora, io costruisco... No, faccio il comono. Sigtuna sarà appena di roba. Allora, che devo produrre? Allora, qua produco, cioè no, costruisco tipo Nemura, ecco sì, Nemura. Oh cazzo, qua ci sono i cavalli, uccidiamoli se ci riusciamo. Dove? No, da me. Vabbè, ciao. Ah, ok. Bene, passiamo il turno. E sono terzo, no, sono secondo. E io ultimo come solito. Io sono secondo. Madonna, gatti. Ma io sono assaltato dai pirati, se hai visto. Ma pure io. So che mi ha massacrato un po'. Allora, io ricerco... Che minchia ricerco? Facciamo ingegneria e poi chiudiamo. Ok. Oh mio Dio, ci sono gli arcieri che mi inseguono, vogliono uccidere i miei bellissimi lancieri. Oh cazzo. È finita ormai. Via, scappate. Guarda, fuggite, sciocchi. Sopra Sigtuna. Aspetta, fammi vedere. Si dove è sotto attacco? Sotto attacco. Adesso lo faccio, dai, così mi faccio amico Sidone. Se riesco. Il problema è che ci sono i lancieri nemici sul mio territorio. E io. Cazzo. Allora. Fuggite, sciocchi! Come scappate! Sì, ma si è buggato il gioco, no? Ah no, ok. No, si è buggato. Ah, posso creare una religione? Allora, la creiamo. No, voglio anch'io creare una religione. La chiamiamo Enclavismo. Proprio nomi possenti. Allora, monarca divino, poi facciamo
sepoltura cerimoniale e poi facciamo moscheno neanche per sogno. Le spade diventano aratri, bene. Sì, perfetto. Sidone mi chiede il tuo aiuto contro i barbari, fratello mio. Io non riesco manco a stare in piedi da solo, mettendoti questa mano. Difficile. Tu non è che mo c'ho i nemici vicino a Sigtuna. È un problema. Non posso manco comprare nessuno. Non posso acquistare niente. Ah no, posso! Acquisto un guerriero. Dai, sono curioso di vedere la tua religione. Enclavismo, cioè proprio. Ah, con la croce. Eh sì. Allora, c'ho un po' di problemi. Guerrieri, alla tocco! Bene. Uccidiamo questo. Perfetto. Ok. Io tra due turni finisco la statua di Zeus. Bonifichiamo la palude. Muori dalla mia palude. Guarda la mia religione, è fiero. E adesso ho zero di felicità. Wow. Ma io sto costruendo il cono. Ah sì. Anche il Giappone col suo Pantheon. Maledetti! Di assassino. Oh, anche sui guerrieri a cavallo. Stavo per dire cavaliere a cavallo. No. Non ha senso. Barbari attaccati. Le maciullate. Quali? No, maciullate. Ma tipo io ho visto un po' rallentato la sfida. Vabbè. Adesso facciamo mecenatismo. Così, facciamo mecenatismo. Devo costruire un cacchio di comono. E niente. Sono primo. Sono primo. Guarda. Madonna. Sono primo. Sono malapena terz'ultimo. Adesso costruisco un oracolo. Sì, un oracolo. Poi va secondo i piani. Wow. Com'è che sono primo? Ancora non devo capire, però non da niente. Mi sa per la religione, ti ha dato un po' di punticini la religione. Ah sì. Sì, pensavo di. Ah, immagini che il tuo barbaro è morto con un secondo di ritardo. L'ho fatto. Ma cos'è questa? Ah, è una freccia. Aiuto. Ok. Oh. Bene. Lo stavo per dire io, non è giusto. Tengo empatia, porta di Romania. Oh, le. E rime, che è bene. E anche Romania, molto bene.
facciamo. Oh cazzo! Ancini compositi. In poche parole è una fine. Ah, poi qua sopra. Guerrieri con ascia bandan. Bene, è una fine. È una fine. Sidone, già, come va? E c'è uno di... E poi c'è uno di infelicità, va bene. Un golden fight? Sì! No! Hai scoperto drammaturgia e poesia. Allora adesso cosa faccio di tecnologia? Adesso aiuta me con ingegneria e chiudiamo. Ma non, non diventiamo nel... cioè non andiamo nel... No, no, nella... ci andiamo nel prossimo episodio. Cioè dobbiamo fare ancora la lavorazione del ferro. Sì. Ok, va bene. Perché altrimenti si fa troppo lungo, poi a ritardo ci metto un po' troppo. Ah, sì, capisco. Raga, voi non potete capire quante difficoltà ci abbiamo messo per sto mio microfono. Che grazie a Unique Tube che mi ha aiutato, che mi ha aiutato con una grande mano, lo ringrazio. Perché grazie a lui ho potuto vedere come si poteva aggiustare sto fatto. Guardali qui, i giapponesi hanno fondato la quarta città, penso, penso proprio di sì che sia la quarta, vicino alla mia Rotterdam. E tu mandaci una richiesta in cui dici, voi non dovete fondare più le città, prendete in Roma o vi uccido. Ok, e tra l'altro tra me e la città loro nuova, è tipo, c'è un accampamento barbaro a caso. Ah boh, accampamento barbaro è legittimo. Ho quasi fatto il comono, bene. Okay, ha detto raga, che inaccettabile, sono un sovrano, il diritto di colonizzare le terre che voglio. Questa è un'offesa, non sarà dimenticata. Ah, bello. Conquisterò. Ah, quindi ti ha offeso. Bene, me lo aspettavo. Quindi. Ma vogliamo attaccare, ti mando. Ti invio le mie divisioni, ci metteranno un po', però arriveranno. Ci metteranno un po'. Se sai esiste, sì, se no no. Comunque il tuo turno, bene. Perfetto. Ah. Mi vedi i miei arcieri qua, come posso vedere, ma... E vedi nel Stoccolma, no? In alto a destra ci sono i miei arcieri qua, mi vedi? Sì. Se da guarda che sono qua da 15 turni, tipo, che sono aspettato di conquistare sto accampamento per passare avanti. Ah, perché continuano a trovare i nemici. Sì, oh, finalmente. Bene, questo l'ho fatto. Facciamo il partenone. Facciamo il partenone. Montiamo il comono qua in basso. Questi mongoli qua vicino al mio territorio non mi piace, anzi mi dà fastidio. Sono più vicini i giapponesi con me. Vabbè, bene ragazzi, allora abbiamo scoperto ingegneria, quindi insieme faremo una lavorazione del ferro, però questo lo vedete nel prossimo episodio. Come ho detto, lo registreremo subito perché non possiamo dopo non posso più aspettare i giorni, quindi faremo due episodi a una volta. Però comunque i vostri consigli li prenderemo sempre in considerazione, eh? Su questo ci potete scommettere. Sì, 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 e se non lo fa lo sgrido io. Bene. Bene.
ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ciao.